Si chiama Camper Park dell'Ermellino, con chiaro riferimento a Cecilia Gallerani, la dama con l'ermellino, eternizzata da Leonardo da Vinci. Ma in realtà il nuovo stallo per i camper di San Giovanni in Croce, sorto in via Sacchini, piena zona industriale e, contrariamente ad altri omologhi non lontano dal centro abitato, è a metà tra due luoghi di grande richiamo turistico. Da un lato Villa Medici del Vascello, appunto, la dimora cinquecentesca di Cecilia Gallerani, dall'altro il Cremona Circuit Angelo Bergamonti di San Martino del Lago. L'idea è venuta da Alberto Montresor, titolare dell'autolavaggio, al fianco del quale è stato realizzato il camper park. Ho pensato di creare questa struttura sapendo che l'Italia è tutta una bella zona e i camperisti possono fermarsi, vedere quello che c'è da vedere anche qui da noi, possono usare tutti i servizi che abbiamo e poi magari riprendere il loro viaggio. Posizione strategica, 6 posti per i camper con una metratura ampia a disposizione, 5 euro al giorno la tariffa per sostare, un servizio in più che guarda ad un turismo nuovo e in espansione, tanto che qualche richiesta è già pervenuta al sindaco di San Giovanni in Croce, Pierguido Asinari. La creazione di questa nuova struttura ricettiva va a incontrare un turismo diversificato, un turismo su cui stiamo lavorando anche noi come comune da diversi anni con Villa Medici del Vascello. È una struttura che nasce in posizione strategica, a circa 1 chilometro appunto da Villa Medici e a soli 3 chilometri anche dal circuito di San Martino del Lago. Sono soddisfatto come sindaco dell'intraprendenza dei nostri cittadini che colgono ogni opportunità arricchendo l'offerta del nostro paese che è sempre più in crescita.